Gran bella giornata oggi a Montecchio di Vallefoglia, una giornata tutta dedicata alla solidarietà e anche all'ambiente, perché questa mattina è stata una bella iniziativa di Puliamo il Mondo, o meglio bisognerebbe non sporcarlo, non ci sarebbe manco bisogno di pulirlo, è importante sull'ambiente. E poi la bellissima, straordinaria manifestazione qui con le scuole a Montecchio, con le scuole, il polo scolastico di Botteghe di Montecchio, iniziativa solidaristica grazie al team RCM di Nicola Costantini, che ha organizzato il drifting nella zona, nella piana di Talacchio, e ha donato alle scuole per i bimbi, diciamo, diversamente abili, per consentirgli di avere le stesse opportunità degli altri ragazzi, del materiale didattico importante per circa 10.000 euro. E quindi la città di Vallefoglia ha ringraziato diciamo anche tutti i volontari, perché per organizzare quella manifestazione, che ha dato degli utili e che si sono impegnati a organizzare la manifestazione anche il prossimo anno, e anche un impegno, qualora dovessero andare bene come quest'anno le cose, diciamo un impegno nel sociale. Niente, il nostro progetto era quello di arrivare a quello che effettivamente il 23 di settembre qui a Vallefoglia siamo riusciti. Era un obiettivo grande, una promessa fatta ai cittadini, a quella fascia di persone un pochino più deboli, diversamente abili. Ci siamo riusciti, l'abbiamo mantenuto, è una grandissima soddisfazione credo per tutti. Il fatto di aver avuto qui tanta gente stamattina insieme ai bambini, i docenti, il preside, le forze dell'ordine, per noi è stato veramente una grande soddisfazione, come già diciamo a Talacchio si era presentata a marzo. Quindi questo discorso ormai è diventato continuativo. Per noi è stato veramente il massimo, e riuscire ad aiutare il sociale penso che sia la cosa fondamentale per un'associazione come la nostra. Sicuramente riproporremo una cosa molto simile, ci saranno delle novità, perché comunque la nostra associazione, grazie all'aiuto di tanti, sta crescendo, quindi molto probabilmente sarà un evento ancora più grande, più professionale. Avremo piloti che magari fino a qualche anno fa non ci credevano, adesso ci credono, perché poi avendo donato anche oggi 10.200 euro dei proventi, oltre ai 5.000 euro che abbiamo dato alla scuola elementare di Montefalcino, a qualcuno che era titubante, oggi dà la dimostrazione che noi facciamo i fatti e quindi non scherziamo.